E ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico, prettamente ricreativo. E io sono Nicola, sono un infermiere, un pescatore, sono qua per accompagnarvi in questo viaggio. Quest'oggi video mensile, siamo qua a Universo Pesca. Dove è Jonathan? Indirizzo. Indirizzo per Universo. Alve. Indirizzo di Universo Pesca. Piazza Nil De Jotti 18, Ponte d'Era. Così sembriamo altri uguali. Non succederà mai. Ecco, lo so. Purtroppo su questo devo. Allora, andiamo subito col primo prodotto. E eccoci col primo prodotto. Fa culo, non riuscire mai. E voi non lo sapete, ma Nicola si pianta ogni 3x2, allora va preso in giro per questo. Che ti faccio vedere. Ma non si pianterà questo splendido mulinello di. Esatto, mulinellino di Okuma. Un nuovo mulinello di Okuma, si chiama Solaris. Dedicato principalmente al feeder o comunque a pesche che hanno bisogno di un mulinello compatto ma bello roccioso, bello potente. Testa grossa, bobina fonda, corpo compatto, disponibile in tre misure, 3000, 4000, 5000, questo è il 5000, quindi quello un pochino più grossino. Molto valido, rapporto qualità-prezzo estremo, perché si quanto parla di un mulinello da 35 euro. Quindi, Madonna, sai quanto fai contento il mio mulinello di Samuele? Sì, infatti. E lui ti chiedeva appunto, parlami di Okuma, alla fine abbiamo parlato. La marchetta. Una marchettona per Samuele, sì. Modello di quest'anno, mi dicevi? Sì, una buonissima frizione, un mulinello leggero, ma veramente che non ha paura neanche né di correnti né di piombi abbastanza importanti. Non ha la bobina merce, ha una bobina fonda sia nella misura grossa ma anche nella misura 3000. Il mulinello si rimpicciolisce ma rimane in proporzione con una testa grossa e una bobina abbastanza fonda, quindi per una bolognese potente o per un feeder molto leggero, per l'inglese, per tutte queste tecniche che hanno bisogno di un mulinello un pochino più diciamo grande ma allo stesso tempo compatto, è un'ottima scelta. Dai, cuscinetti, si sa nulla di particolare. Allora ti recito. Prendi la scatola, ti recito 5+1. 5+1. Rapporto 5+1, un mulinello che comunque va sui 240 grammi, quindi nemmeno pesante. Leggero. Esatto. Ha un freno frizione di 7 kg. Mi dicevi che è leggero ma non è plasticoso. No, esatto. Ok, si va al secondo prodotto. Yeah. Andiamo. Tutte le volte mi sparisce. Jonathan! Un labirinto qua. Dove c'è Veronica? No, dov'è l'altro? Qua, allora, Maria alle spalle, mi fai paura? Sì. Ciao. Abbassa, ti prego. Detto così. No, vabbè. Ti faccio vedere il super nuovissimo Flash X Skitter di Rapala. Che è un nido molto molto semplice in realtà, con un accorgimento tecnico particolare, ovvero una sezione ottagonale, esatto, ho contato i lati. Che fosse esagonale. La matematica non è mai stata il mio forte, quindi l'ho contati a mano, 1, 2. È un nido, quindi è un artificiale galleggiante che lavora sopra il pelo dell'acqua, che produce flash e produce un discreto richiamo proprio grazie a questi lampi, a queste sue. Questa è una colorazione bella tosta. Questa è una colorazione abbastanza cefaloide. Ma andiamo a vedere, poi ci sono i rosa, i sgombro classici, sardina, un po' tutte le colorazioni che si usano di solito in questa pesca. Mi dicevi le grammature quali sono? Allora, lui va, per l'esattezza, 35 grammi per 22 centimetri, quindi è un bello zeppone. Perfetto per la mia Favorite X1. Esatto, altro marchettone. Vero? Molto valido sul lancio, comunque è un artificiale che viaggerà veramente molto bene. Prezzo su quanto si va? 16,90€. 16,90€, bravo. Ok, secondo prodotto promosso e adesso andiamo al terzo prodotto. Andiamo. E ancora. E sparisce e mi ha lasciato in ginocchio da teccolo. È andata bene, dai, siamo abbastanza. Non eri neanche troppo lontano. Andiamo nel canneto. Ti faccio vedere le nuove bolognesi Atomic. Ragazzi, nei commenti hashtag il canneto. Il canneto, sì. Vai. Le nuove bolognesi di Trabucco, la serie Atomic, molto potente.
in due versioni, la Power Plus e... Ma ce ne parli la però? Salve! Preparatissima tra l'altro! E la Energy Master, una leggermente più potente, leggermente più parabolica. Stiamo parlando di bolo, diciamo, da Barbo, da Cavedano, da Carpa. Stiamo parlando di bolognesi, principalmente da Potenza, la Power Plus, quindi Carpa, Scoglio, anche passata comunque sul Sass, eccetera, dove c'è bisogno, dove non si pesca con finali eccessivamente fini. Okay. L'altra versione, più leggerina, più da finale anche dell'8, del 10, canne molto leggere, canne molto bilanciate, a un prezzo valido, si va all'incirca sui 130 euro per la 5 a salire. Onesta. Sì, ma... Abbiamo una grammatura? Con peso? Dici di lanciabilità? Sia di lanciabilità che il peso dell'attrezzo, non so se quello lo sai, ragazzi. No, beh, il casting mi sembra sia 0,50 o 0,60 su... sì. Casting che non dovete assolutamente stare a sentire, non si compra una bolognese per lanciare 60 grammi di piombo, non si fa, neanche 50, neanche 40, neanche 30, diglielo, non si fa. Detto questo, ti dà un'indicazione della potenza, però sì, quella sì. Infatti fa una 0,60, la 0,30 l'Energy Master, che è più morbida e più parabolica. Ok, direi che possiamo andare al prossimo? Andiamo. Si va. Sì, ma io un po' tutte le volte cammina così tanto, Dio, rimbalzo nel canneto. Ah, le pasture, i chicchi, che... Aspetta, arrivo? Ti sei perso? Un po'. Sono in un universo. Allora, scusi, queste chicche, queste meraviglie. Oh, andiamo. Cos'è? Se non un, cos'è se non una custodia per testicoli di Nicola? Per dirvi. Questa a mezzo, infatti, è proprietà di Veronica. No, ma quello. Allora, semplice scatolina, semplice bustina in cui riporre piombo e montatura contemporaneamente. Ok, la montatura già fatta. Già fatta con piombo, eccetera. Ma quindi anche esempio banale con il leadcore? Esatto, con il leadcore, con il piombo, con il finale. Uno se la chiude e la lascia così, appesa alla canna, in modo che il piombo non sbatta sul fusto, l'amo non si intrappoli in giro. Non si creino grovigli particolari. Avete tutto qui dentro, confezioni da due pezzi. Ah, due pezzi buoni, quindi la coppia. Due busti, esatto, nasce per, diciamo, una coppia di canne o comunque. E quanto andiamo sul prezzo? 11,90. Ah, dai, buono. 11,90. Tessuto impermeabile. Tessuto impermeabile, cinture, sì, cinture. Cerniere di ottima qualità, abbastanza imbottito in modo che è poffice, bravo. In modo che non si e non... che il piombo appunto non crei danno al fusto della canna. Dai, easy, veloce. Però ti è piaciuto, di la verità. Sì, sono quelle cose brevi ma intense. E ragazzi, vi ricordo che quest'oggi il vincitore ve lo metto in uno spezzoncino extra che parte adesso. Stavo montando il video. Allora, il vincitore di questa settimana, cioè di questo mese, che confuso, certo Nico mi puoi avvisare un po' prima, ci schioccare le dita. Allora, il vincitore di questo mese è Stefano Morandin. Se trovo un negozio grande e fornito come questo e con un negoziante gentile e preparato così, allora mi ci trasferisco e cambio pure residenza. Hai vinto questo mese gli adesivi che ti arriveranno direttamente a casa. Mi raccomando, tramite Instagram o tramite Telegram, il nostro gruppo Telegram che trovi appunto su Telegram, puoi inviarci in privato il tuo indirizzo in maniera tale che possiamo spedirti gli adesivi. Mi raccomando, non tramite le mail che trovate sul nostro canale, perché quella mail è la mail commerciale che arriva appunto ai commerciali dell'Ensign Management e quindi non la vedo io, ok? Dai, Nico, ti ripasso e la prossima volta avvisa, dai! E quindi, visto il vincitore di questa settimana, che purtroppo, di questo mese, che purtroppo vi butto al volo così, perché? Perché stiamo registrando molto molto in anticipo, perché abbiamo una marea di impegni questo mese, torniamo al quinto ed ultimo prodotto. E adesso andiamo al quinto, appunto. Dove andiamo al quinto? Giri, e io faccio il ribellino, giro primo. Queste cose sono picche. Le cose. Mi perdo nel pensiero. Non arriverà mai. Questo è per i polli? Sì. Ah, perfetto. Per i becchime. Per il becchime del pollo. Quindi ci siamo qui, mi farà vedere un filo. Certo, guarda, no. Che belli, no? No. Da 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 da. La potenza nelle mani e nei bracci. Nei bracci. Anzi, ha fatto il tavolino. Allora, questo sì. Non lo troverete però, quando vedete qua, perché sono ingombra. Allora, è arrivato questo nuovo frigo, perché in realtà quello che è un frigo di plano.
in realtà è una vasca sia portavivo che comunque anche porta morto, diciamo, con spesso perché è un frigo che ti fa 5 giorni, cioè mantiene il ghiaccio 5 giorni. Ma 5 giorni è tanta, è tantissimo ovviamente. Sì, ma tipo me lo posso comprare anche per i viaggi questo? Certo, non è proprio comodo da portare in aereo forse, no, però... più che in aereo è in macchina quando facciamo i viaggi tipo dell'Italia, ci mettiamo i bigattini per 5 giorni. Bravo, esattamente, funziona sia per le esche, nasce per, ovviamente per il vivo, per le esche di mare. Sì. Però ecco, in realtà è molto comodo perché è divisibile e ha una struttura veramente veramente fatta bene. E poi comunque plano, che è una garanzia totale. Questa è quella frutta e verdura. Questo in realtà, caro il mio detrattore, non mi viene il termine non offensivo adatto, è sì anche per stenderci i panni, per metterci le mollette nei panni, ma anche per riuscire a tenere un ossigenatore o comunque separare alcune cose, insomma ha diverse funzioni. Anche un paio di vetri, Coca-Cola fresca. Ma che noia ti dà? Che noia ti dà questa no, questo oggetto? Può essere comodo, sto dicendo! Ma come fai a sopportarlo, madonna? Detto questo, qual è il prezzo di questo giocattolo? Viene $169.90 e ricordiamoci che è un prodotto americano, quindi insomma ha una qualità decisamente migliore, basta guardare lo spessore delle pareti e da non sottovalutare il pratico apri bottiglia in acciaio esterno. Ci vanno le birre dentro. Hai mai visto un americano che va a pescare senza birre? No, appunto, infatti quindi... cestello, te l'ho detto, è per le birre. Assolutamente. Bene, quinto prodotto andata a buon termine, adesso andiamo in chiusura. Buon termine non gli è piaciuto? Buon termine non esiste, non è che non mi è piaciuto. E come diciamo, quinto prodotto? A buon fine. Bene ragazzi, anche questo video è quasi giunto al termine. Vi ricordo che se vi è piaciuto, mi raccomando, un like, una condivisione, un commento, tutte queste cose, tutte queste interazioni a voi non costa niente, per noi sono fondamentali. Valutate anche, magari qua sotto c'è il tasto del grazie dove potete fare una piccola donazione per darci una mano, oppure abbonarvi al nostro canale. Tu da caro abbonato avrai diritto a tanti video e tante cose e contenuti esclusivi. Detto questo, vi ricordo Universo Pesca, Piazza dei Deiotti a Ponte d'Era, e come sempre respiro più, sono nell'angolo delle pasture, guarda quanta roba. Un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch the release. Ciao bimbacci!